tentativi che sono stati fatti dopo, a mio parere sono solamente due, Benevolo a San Polo a Brescia, io nel centro di Bologna come edilizia pubblica, cioè con un'urbanizzazione, Benevolo diventa privata dopo l'urbanizzazione, io ritengo che l'urbanizzazione ci sia, però è la prima volta che il restauro viene utilizzato per le case popolari, per le case pubbliche. E non ho praticato l'esproprio, ma una forma, ho chiamato l'esproprio in forma di acquisizione tramite convenzione. E quando lo spiegai alla segreteria del Partito Comunista, mi ricorderò sempre a Mendola che disse bene. Così dopo tutti diranno che i comunisti di Bologna espropriano anche le mutande dei loro cittadini. Correva l'anno. 1973, mattina tempestosa che ho scritto nel libro di un ricordo, nel libro di Vezio De Lucia, se questa è una città, Se questo è cioè io avevo avuto questo processo. Naturalmente, la cosa più tremenda fu la sera in federazione del Partito Comunista Bologna, in cui alcuni compagni a cui non ero molto simpatico dissero te le ciapenta al culo. E io ero convinto che avevo capito che cosa dovevo fare, sono quelle intuizioni generiche dettate dall'emergenza, cioè il piano veniva bocciato totalmente. Zangheri, il segretario della federazione, che era Galetti, disse: adesso stai fermo, stai zitto, non andiamo più, non ne parliamo più. E io stetti fermo, no, stetti zitto. Andai, feci una specie di beauty case di slide di questo piano e poi cercai di venderlo nel senso di proporlo, non a spese feci una serie di presentazioni del piano e della fattibilità di questo piano in tutta Italia. Girai in tutta Italia per un anno e poi in Francia, Svizzera, Germania cominciai a pubblicizzare questo piano. Poi ci furono articoli di Cederna, ci fu tutta una serie di persone che mi aiutarono. Ma chi mi aiutò veramente è stato Armando Sarti, che cominciò, aveva il senso vero degli affari, cominciò a acquistare dei ruderi a pochissimo prezzo e io trovai i soldi della liquidazione dell'Ina Casa, della Gescal, non dell'Ina Casa, presi una cifra bassissima, 3 milioni, una cosa proprio minima e pezzettino per pezzettino, un anno 4 appartamenti, l'anno dopo 8, 16, 48, poi feci tutti i rapporti con i privati che volevano ristrutturare la loro casa, gli prendevo gli inquilini, ma loro dopo mi dovevano prendere per 25 anni i miei inquilini, perché così io potevo continuare a andare avanti, eccetera, eccetera. Io quando ho smesso avevo come patrimonio avevo ancora tutta una parte consistente di Via del Pratello dove ho concentrato tutta una serie di acquisti che l'assessore che mi aveva sostituito pensò bene di vendere e quindi di chiudere con le case. I tecnici si buttarono sul restauro raffinato dei contenitori. Invece l'unica cosa era mantenere la casa. Cioè era la casa quella che potevo essere un'alternativa sociale innanzitutto, il mantenimento dentro al centro, ma gli oppositori veri
furono i cooperatori, nel senso che le cooperative di abitazione, quando io dissi nel 78 con un piano di recupero di tutto il territorio comunale, in cui uscì, ahimè, una rivista che si chiamava Metropolis, francese, in cui c'era una maquette tipo di Bologna, con un metro attorno e sotto Bologna due punti croissance zero. Quindi, questa è che tutti erano per lo sviluppo, io ero per la crescita zero, cioè ritenevo che per poter intervenire nel centro storico bisognava smettere di costruire, e quindi nel territorio, e che c'era sufficiente spazio, il centro diventava una città piena di case vissuta. E c'era anche una differenza di carattere sociale, come c'era sempre stato. Il mio non era un intervento sociale, era di mantenimento della struttura urbana. Io non avevo un fine, invece il fine di dare una casa in proprietà era un obiettivo che sia la Democrazia Cristiana sia il Partito Comunista hanno perseguito. Che in Germania non c'è, anche in Spagna, per quanto hanno costruito, hanno sempre tenuto una parte alta di edilizia pubblica. Noi abbiamo deciso che dovevamo vendere tutto il pubblico, quindi abbiamo svenduto poi la città, abbiamo svenduto il territorio per questa cosa della casa. Poi dopo è una capitalizzazione, un guadagno, è la bolla. Foto oppure foto di immagini arrivò nel dopoguerra, arrivò fino agli anni 70. Siccome io nel 64 ho cominciato a fare l'assessore, C'eri anche tu? però io non amavo assolutamente farmi fotografare. Cioè, Beh, ancora adesso mi dà molto fastidio qui perché ci siete voi, ma io ho di fronte, per esempio,